L'assioma su cui si è fondata ed ancora si fonda gran parte della oncologia di precisione riguarda l'identificazione di alterazioni all'interno della cellula che costituiscono la premessa per impiegare un determinato farmaco. Questo modello, che potremmo definire un modello avanzato di valutazione istologica della malattia, è quello che ha guidato questo straordinario progresso in questi ultimi anni dei farmaci a bersaglio molecolare. Ma ecco che appare all'orizzonte una nuova sfida, quella di estendere enormemente la conoscenza delle alterazioni all'interno delle cellule tumorali attraverso profilazioni genomiche sempre più estese e non ristrette in piccoli pannelli solamente ai possibili bersagli di alcuni farmaci, ma capaci di individuare attraverso la discussione nell'ambito di gruppi multidisciplinari specifici, cosiddetti molecular tumor board, quelle che sono le interazioni negative su quella via di segnale che vengono attuate da altre mutazioni che vengono riconosciute da queste profilazioni più estese. Ecco quindi che il modello mutazionale si viene a porre a fianco al modello istologico avanzato, che prevede il riconoscimento di alterazioni predittive di risposta ad un determinato trattamento farmacologico, verso la comprensione di quella che è l'articolazione dei diversi segnali all'interno delle cellule tumorali. In questo ESMO avremo molte presentazioni che riguardano non solo la oncologia di precisione intesa come efficacia dei farmaci a bersaglio molecolare, ma anche molti lavori che si stanno svolgendo nel campo della immuno-oncologia e dell'oncologia di precisione, proprio con lo scopo di scoprire prima possibili meccanismi di resistenza e quindi scegliere nel vasto panorama di alterazioni genomiche oggi suscettibili di trattamento con farmaci a bersaglio molecolare quella che è la migliore strada per interrompere la crescita delle cellule tumorali.